Buon pomeriggio, ben trovati a tutti insieme a noi in questa diretta che faremo oggi pomeriggio qui su Facebook dell'USP Nazionale per celebrare questa giornata. Quindi prima di tutto buon 25 aprile, buona festa della liberazione a tutti voi. Questo pomeriggio saremo insieme proprio per cercare di celebrare degnamente questa giornata, non potendolo fare fisicamente insieme nelle piazze, nelle strade, come è normale che sia. Per la WISP questa giornata è una giornata molto importante come per tutto il paese, perché questi i valori della liberazione, i valori della resistenza, della storia che ci ha portato all'Italia di oggi, sono quelli su cui si basa proprio WISP. Quindi ogni anno per l'Unione Italiana Scuola per Tutti questa è una giornata importante, una giornata che va festeggiata e che di norma va festeggiata tutti insieme. Infatti in tutta Italia ogni anno il 25 aprile si svolgono molte iniziative che legano sport, storia e valori, ricordo della liberazione, si svolgono biciclettate, corse di atletica, manifestazioni di vario genere che creano appunto questa comunità e mettono insieme le persone per festeggiare. Oggi, quest'anno non potremo farlo per via, ovviamente, come sappiamo tutti, dell'emergenza sanitaria legata al coronavirus, quindi abbiamo pensato come WISP Nazionale di creare questo momento di comunità. Lo facciamo ovviamente anche insieme alla campagna lanciata, all'appello lanciato dall'ANPI di Bella Ciao in ogni casa, quindi ci uniremo poi alle 3 con il festeggiamento generale che si svolgerà in tutta Italia, in cui tutti canteremo la canzone dalle nostre case, dai nostri balconi. Noi la canteremo anche in diretta, ovviamente insieme ai nostri ospiti, perché in quest'ora infatti avremo diversi ospiti in collegamento in diretta che si collegheranno qui su Facebook con noi, ma avremo anche dei contributi video che sono sia dei documenti, diciamo tratti dai nostri archivi, dai prodotti realizzati dall'UISP negli anni, ma sono anche dei contributi più recenti, per cui dobbiamo ringraziare dei giovani che proprio in questa fase stanno collaborando con l'UISP tramite il Servizio Civile Nazionale e che hanno voluto partecipare a questa giornata dando il loro contributo. Allora, intanto, prima di iniziare con questi contributi, ringrazio ovviamente le persone che insieme a me lavoreranno per la buona riuscita di questo pomeriggio insieme, ovviamente Francesca Spanò e Ivano Maiorella della redazione WISP, Laila Musa che ci assiste anche lei dalle retrovie, e poi vedremo nel corso del pomeriggio chi altro si unirà a noi per festeggiare. Per diciamo, entrare nell'atmosfera e diciamo, riprendere i fili di cosa significa 25 aprile, cosa significa liberazione, iniziamo con un contributo video in cui sentiremo le parole di Tina Costa, una partigiana scomparsa tra l'altro recentemente lo scorso anno, che nel 2015 è stata intervistata proprio dall'UISP per la realizzazione di un documentario dal titolo Le ragazze del 43 e la bicicletta, realizzato insieme all'UDI, l'Unione delle Donne Italiane, in occasione del 70° anniversario della liberazione. Quindi prendiamo, grazie a Francesca Spanò, appunto, sentiremo un piccolo estratto di questo video in cui c'erano le interviste a 4 partigiane che hanno preso parte attiva alla resistenza durante la Seconda Guerra Mondiale. Quindi iniziamo sentendo le parole di Tina Costa. Mi mandavano in quelle campagne, nei casolari di campagna, nelle case di campagna, dove c'erano dei ragazzi che avrebbero dovuto partire per la guerra, d'Africa, portare dei bigliettini per dire dove dovevano andare, ma non dovevano presentarsi. Dovevo portare questo biglietto a quella casa, a quel ragazzo, per dirgli di non partire, di andare a un certo punto. Mi viene incontro uno, che era il padre poi, elegante, bello, e mi dice, dov'è il biglietto? Dov'è il biglietto? Me, hanno nessun biglietto. E ci dicevano che lo dovevamo far sparire il biglietto, ce li mangiavamo questi bigliettini. E che c'è mio figlio che gli chiedeva a mia madre, ma quanti bigliettini gli hai fatto mangiare dopo? Questo era il contributo di Tina Costa, una partigiana che ha vissuto in prima persona appunto queste giornate che andiamo a ricordare proprio oggi, e da questo momento della storia, da questa testimone viva di ciò che è successo, passiamo invece adesso al futuro, ai giovani che continuano a portare avanti questo messaggio, che è una cosa fondamentale che tutti i partigiani ci hanno sempre chiesto, di portare avanti questo ricordo affinché tutti sappiano quello che è successo e questo non si debba più ripetere. E lo facciamo attraverso appunto il contributo di un volontario in servizio civile presso l'UISP Nazionale, lui si chiama Sergio Pannocchia, che
che ha scelto di partecipare leggendo una poesia di Gianni Rodari. Gianni Rodari, ovviamente, che quest'anno è al centro di molte nostre iniziative, sarebbe stato in particolare al centro delle manifestazioni nazionali WISP, con cui avremmo ricordato il centenario della sua nascita, e quindi ci fa particolarmente piacere farvi ascoltare questo contributo. Quindi ascoltiamo adesso Sergio Pannocchia. Ciao, per festeggiare e ricordare al meglio questo giorno così particolare e importante per la nostra memoria e per la nostra storia, ho scelto una poesia di Gianni Rodari. Quest'anno ricorrono i 100 anni dalla sua nascita e il WISP ha scelto di ricordarlo attraverso le sue manifestazioni nazionali. La poesia si intitola La madre del partigiano. Sulla neve bianca bianca c'è una macchia color vermiglio. È il sangue. Il sangue di mio figlio, morto per la libertà. Quando il sole la neve scioglie, un fiore rosso vedi spuntare. O tu che passi, non lo strappare. È il fiore della libertà. Quando scesero i partigiani a liberare le nostre case, sui monti azzurri mio figlio rimase a far la guardia alla libertà. Eccoci, quindi ringraziamo anche Sergio Pannocchia per questo contributo, ne avremo altri nel corso di questa ora, ma adesso passiamo ai collegamenti in diretta, quindi agli ospiti che con noi trascorreranno parte di questa diretta. Iniziamo introducendo Vincenzo Manco, presidente nazionale WISP, che sarà con noi in apertura, diciamo, per portare i saluti per questa giornata. Insieme a lui ci sarà un ospite veramente importante a cui teniamo particolarmente, che è Adelmo Cervi, figlio di Adelmo Cervi, uno dei 7 fratelli Cervi, in particolare, di cui più o meno tutti conosciamo la storia drammatica, questi 7 ragazzi partigiani che che lottarono appunto per liberare l'Italia. Poi furono fatti prigionieri, torturati e alla fine fucilati nel aprile Mi stanno 1940. chiamando. Salutiamo gli ospiti che sono arrivati. Guarda Facebook, dai, 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 vieni qua, vengo qui. Penso il microfono, ti chiediamo di attivare. Perfetto. Ciao. Ciao, sentite? Sì, ti sentiamo. Perfetto, bene. Benvenuto. Ciao, buon 25 aprile. Anche voi e grazie perché permettete ancora alla WISP di essere presente anche in questa giornata. Assolutamente, questa giornata non potevamo saltarla. Ora, mentre aspettiamo che Adelmo si connetta e finisca tutta la parte logistica, dice appunto perché l'UISP non può non celebrare questa giornata. Beh, intanto è il 25 aprile del 2020, a 75 anni dalla liberazione. E questo è ancora un paese libero. Se a qualcuno, visto ancora le polemiche che si aprono sempre, diciamo un po' a ridosso di questa data nel paese, se a qualcuno pare poco, alla WISP no. Il 25 aprile è la nostra storia, è la storia d'Italia, è la storia di tutti. E è una storia che è stata costruita sul sacrificio fino, diciamo, anche alla propria vita. Di una generazione di persone che ha sentito la spinta di doversi affrancare da una tirannia pesante. E quindi, diciamo, questa spinta, questo impegno, questa passione fino al sacrificio personale e collettivo di un'intera generazione garantisce ancora le generazioni successive, le generazioni future, e io dico per sempre, speriamo, la libertà di potersi esprimere. Anche polemizzando ancora una volta con questa festa, che ripeto, credo che sia, anzi, debba essere la festa di tutti. Poi è la storia della WISP. Noi nasciamo dalla Resistenza, e siamo coloro, insieme a tantissime altre realtà associative, insieme a tutto il paese, alla Costituzione, alle istituzioni, alle organizzazioni di cittadinanza attiva, ai corpi intermedi, al sindacato. Ai partiti, e siamo coloro che ancora oggi portano testimonianza e devono continuare a portare testimonianza di quella lotta per garantire sempre, come ci dissero allora i partigiani e i combattenti e gli antifascisti, per garantire
giustizia sociale, libertà e uguaglianza per tutti. Ecco, la WISP con la sua proposta sportiva, anche oggi, con tante iniziative che anche oggi virtualmente realizziamo e diciamo, diffondiamo come nostro pensiero all'intero paese, contribuisce a mantenere questa memoria, la memoria dei valori condivisi, che è anche la nostra storia e la nostra memoria. Benissimo, grazie Vincenzo. Abbiamo introdotto proprio il clima in cui vogliamo trascorrere quest'ora e in particolare ci fa piacere farlo con Adelmo Cervi che è in collegamento con noi. Ci senti Adelmo? Sì, sì. Benvenuto, grazie. Un po' male, ma un po' anche perché sono sordo, un po' perché comunque riesco a sentirti. Benissimo, sì. L'importante è che noi sentiamo te, perché ci fa piacere sentire la tua testimonianza e sentire da te che cosa significa questo 25 aprile, quali sono i valori che ancora porta avanti. Allora, io comunico qualcosa perché mi sono arrivate delle notizie un po' da che in certi posti ci sono ancora fascisti e roba del genere che stanno facendo porcherie in giro per il nostro paese, che stanno imbrantando dei monumenti e cose del genere. Questo succede anche a Reggio Emilia e quindi questa è ancora, per dire, la vergogna di avere ancora gente che va su queste che rivendica il fascismo come se fosse stata una cosa positiva. Quindi il mio messaggio, ho mandato già in giro, è quello di dire che l'antifascismo ha parlato chiaro, che la storia ha parlato chiaro di quello che è stato il fascismo, la storia ha parlato chiaro di quello che noi dobbiamo rivolgerci ai nostri giovani, alla nostra gente, per dire che i valori della resistenza sono ancora attuali, i valori della resistenza dell'antifascismo sono quelli di avere solidarietà, di avere democrazia, di avere parità di diritti, di avere tutto quello che ci racconta la Costituzione e che non è mai stata seriamente applicata. Quindi io penso che i valori della resistenza, i valori dell'antifascismo siano eterni e mi meraviglio, non mi meraviglio perché luridi personaggi ci saranno sempre, ma quello che dico è che questo non ci fermeranno e che noi continueremo per batterci perché nel nostro paese ci sia più democrazia e ci sia più giustizia, perché i nostri, e parlo del sacrificio della mia famiglia, è stato quello di creare un mondo di libertà e di giustizia, di pari dignità e pari diritti. Quindi questo era quello che noi dobbiamo chiedere e dobbiamo batterci per ottenerlo. Esatto, e l'UISP diciamo si batte in questo senso anche attraverso lo sport. Tu conosci le attività che l'UISP fa appunto da più di 70 anni e quali valori cerca di portare avanti? Credi? Aspetta, ripeti perché ho sentito male la domanda che mi stai facendo. Sì, dicevo che questi valori che tu ci descrivevi, l'UISP li porta avanti da 70 anni attraverso lo sport e anche tu sei stato in prima linea anche in iniziative WISP, come i mondiali antirazzisti. Faccio aspetta un attimo perché... Vediamo. Prova a ripetere che poi dopo vediamo se riesco, perché non l'ho sentito. I mondiali antirazzisti dell'UISP sono uno dei mondiali antirazzisti, te li ricordi, a cui hai partecipato diversi anni. Sono una delle iniziative che l'UISP porta avanti per sensibilizzare su tutti questi temi. Anche Vincenzo, immagino, avrai incontrato Adelmo spesso a Modena ai mondiali antirazzisti. Incontrato più volte. Quella è una delle tante iniziative che la WISP fa. Tra l'altro anche con un'esperienza che si è allargata nel tempo sulla cultura antirazzista, ma non è solo quello, sono tantissime le iniziative e la quotidianità della WISP che caratterizza la nostra costante testimonianza attraverso la nostra offerta sportiva, la nostra capacità di fare una proposta associativa che possa essere sempre costantemente inclusiva. E quindi per garantire uno sport per tutte e tutti. L'universalismo della lotta, della resistenza, della lotta di liberazione
legata appunto alla memoria partigiana è esattamente questo, cioè costruire le condizioni perché si potesse appunto realizzare una democrazia e all'interno della democrazia vedere garantiti i diritti di tutti. La UISP, attraverso la propria attività quotidiana, grazie a tutti i comitati territoriali, i comitati regionali, alla nostra rete associativa, le nostre circa 16.000 realtà sportive di base distribuite su tutto il territorio nazionale, i nostri dirigenti, volontari, giudici, arbitri, tecnici, collaboratori sportivi, garantisce, ecco, la possibilità di esercitare il diritto, uno dei tanti diritti di cittadinanza, alla pratica sportiva. Anche questa è un'eredità, anche in questo modo la UISP mantiene quella costante testimonianza. Tutti hanno il diritto di sentirsi pieni cittadini, piene persone, quindi anche coloro che la cittadinanza in questo paese non ce l'hanno, anche a costoro la UISP garantisce inclusione e partecipazione attraverso la propria attività, includendoli nella nostra attività. Adelmo è stato testimone in tante di queste iniziative e quindi io, tra l'altro, lo ringrazio per questo, ma lui lo sa perché ci permette ancora una volta di testimoniare l'esperienza della sua famiglia, ma insieme a questa l'esperienza e la testimonianza di 72 anni di storia anche della UISP. Vincenzo, io intanto ti ringrazio e ti saluto, noi ci rivedremo più tardi. E grazie e buon lavoro. Posso mandare un saluto? No, perché con le cuffie ci sentivo peggio. Intanto dico che sposo quello che è appena venuto fuori, quindi sono pienamente d'accordo. Credo che Luis sia ma sono sicuro che è un'associazione molto importante che deve vivere. Ho fatto tante iniziative con loro, con i campionati e altro. Credo che faccia parte di quel mondo che si deve muovere, che deve avere anche più spazio, che deve avere anche di essere più riconosciuto anche a livello nazionale, perché è importante che ci sia. Credo che Luis sia sempre stato vicino e portatore dei valori dell'antifascismo e della democrazia, e quindi mi sento vicino a tutti quanti. Continuo a essere uno sportivo, anche se sono un po' vecchietto, partecipo alle attività possibili e quindi posso solo augurare di 100 anni, perché dopo non so se ci sarò, di continuare insieme a portare avanti le nostre battaglie, non solo ai compagni ma tutti ai cittadini, anche stranieri, come dicevi, che comunque in qualche maniera noi dobbiamo coinvolgere tutti quanti, perché lo sport è salute, va bene? Quindi, e soprattutto lo sport popolare è ancora più salute. Grazie mille. Grazie Adelmo, ciao. Grazie Vincenzo Manco, vi salutiamo entrambi. Grazie a voi, buon lavoro, a dopo. E noi proseguiamo invece con la nostra diretta, appunto ringraziando Vincenzo Manco e Adelmo Cervi, come abbiamo detto in apertura, il figlio di Aldo Cervi, uno dei sette fratelli Cervi, e proseguiamo invece la nostra diretta coinvolgendo una persona che ci accompagnerà poi per tutto il proseguo di questo tempo che passeremo insieme. Chiedo a Francesca, non so se mi sente, di girare il telefono perché così possiamo vederla meglio. Allora, quindi ve l'ho già anticipato, è con noi Francesca Casano, in arte Francisca. Grazie mille di esserti collegata con noi. Grazie a voi per l'invito. Ci fa piacere, tu sei una fumettista, quindi un artista, in particolare sei una fumettista, sei già, diciamo, conosci bene l'UISP, noi ti conosciamo perché hai già collaborato con l'associazione per vari progetti, in particolare, scusate, segnaliamo la carta fumetto, la riedizione della carta dei diritti delle donne nello sport a fumetto, e questo pomeriggio ci accompagnerai disegnando, creando qualcosa relativo a questa giornata, quindi mettendo insieme i valori della liberazione e quelli dell'UISP con una tua opera che farai in diretta durante il resto della trasmissione. Quindi intanto grazie e benvenuta, se ci vuoi molto brevemente dire due parole su questa giornata, così poi noi proseguiamo e ti interpelliamo più avanti.
Che posso dire? Beh, innanzitutto che questa giornata è il simbolo, diciamo, di tutte quelle libertà che oggi noi abbiamo e che abbiamo iniziato a prenderci appunto proprio 75 anni fa, dalla prima. E in questo senso quindi è importante la memoria della storia. Io, diciamo, dal mio punto di vista, dal mio mestiere, sono abituata, no, a trattare molto con le storie, a inventarmele, però ci sono appunto storie reali che meritano decisamente più importanza e quindi una ricorrenza come quella di oggi, appunto. Benissimo, allora a noi fa piacere festeggiarlo anche con te. Tu avrai lì il tuo tavolo di lavoro, diciamo, con tutti quei strumenti per realizzare il tuo disegno, se ce lo vuoi far vedere intanto. Allora, intanto abbiamo con la regia, abbiamo studiato le varie inquadrature, perché poi andando a casa mi sono dovute... Abbiamo già il tuo foglio pronto con cui potrai iniziare il tuo lavoro. Nel frattempo io saluto e faccio, diciamo, intervenire anche Ivano Maiorella, che dovrebbe essere già in collegamento e pronto per proseguire poi con i prossimi collegamenti. Grazie. Elena, grazie agli ospiti che abbiamo avuto per iniziare questa nostra diretta. Siamo davvero in tanti di cantare Bella Ciao dalla finestra. Noi ci collegheremo con Pesaro, con Simone Ricciatti, presidente WISP Pesaro, ma anche attore e cantante per l'occasione. Intanto io vorrei introdurre i nostri due ospiti che ci accompagneranno sino alle 15. Si tratta di Marco Pastonesi, giornalista della Gazzetta dello Sport per molto tempo, da qualche anno giornalista di ciclismo attraverso una serie di blog che lui riesce ad animare, e Sergio Giuntini, storico dello sport. Sergio Giuntini ha accompagnato la WISP in molte sue tappe, raccontando fatti inediti, spesso fatti della storia, addirittura che riguardano il prima della nascita della WISP, che lo ricordiamo è nata nel 48, quindi è nata a ridosso della promulgazione della Costituzione italiana. Ecco, con loro due ci porteremo appunto a questo traguardo di tappa, chiamiamolo così, con linguaggio ciclistico, delle 15, e poi proseguiremo con altri ospiti. Di nuovo ci collegheremo con Franziska e di nuovo con Vincenzo Manco, alternando anche dei video, come abbiamo visto all'inizio, di ragazzi in servizio civile che dedicano delle letture alla Costituzione, alla Liberazione, quindi guardano al futuro, ma allo stesso tempo, senza dimenticare le radici, attraverso questo filmato della WISP e dell'UDI, le ragazze del 43 con altre testimonianze. Se la regia mi dice a che punto siamo per i due collegamenti, io sto cercando ovviamente di guadagnare un po' di tempo, quindi se ci siamo tutte e tre, saluto Marco. Ciao Marco. Ciao Pastonesi. Ciao Ivano. Ciao Sergio Giuntini. Ciao Sergio. Marco Pastonesi e Sergio Giuntini, iniziamo con te Marco, rappresentano anche in qualche modo la storia dello sport del 25 aprile, perché Marco per il ciclismo e Sergio Giuntini per l'atletica, diciamo che sono stati un po' questi gli assi portanti che hanno ispirato le iniziative sportive della WISP in questi anni. Ciclismo, quanto è importante per la storia anche recente, ma anche del passato del nostro paese e i valori della liberazione. Marco Pastonesi. Il ciclismo, guarda, tantissimo, perché il ciclismo è sempre stato memoria, ha avuto questo valore di ricordare non solo i suoi campioni, non solo le sue corse, i suoi corridori, i suoi atleti, ma anche le manifestazioni, anche gli eventi. E allora, per quanto riguarda la liberazione, il Gran Premio della Liberazione dal 1946, l'anno dopo, la corsa organizzata dall'Unità, e aveva una sezione sportiva, una sezione eventi, e che organizzava il Gran Premio della Liberazione, una corsa importantissima nel calendario dei dilettanti.
e poi è stata, quando l'unità ha passato la mano, è stata presa da un altro gruppo legato in qualche modo all'unità, spiritualmente, filosoficamente, politicamente, ed era la primavera ciclistica del grandissimo Eugenio Bomboni. E il Gran Premio di Liberazione si disputava a Roma, intorno alle terme di Caracalla, con qualche eccezione. C'è stata una volta che era andato a Cerveteri, insomma, altre volte purtroppo non si è potuto disputare. Grande anche, come dire, curriculum, grande elenco di vincitori, perché c'è stato Meo Venturelli, il grandissimo Venturelli, un corridore pazzo, era considerato l'erede di Fausto Coppi, ma era troppo matto per poter fare una vita decente da corridore. Fra i vincitori anche Gianni Bugno, poi due volte campione del mondo, dei professionisti. Forse l'ultimo grande vincitore è stato Matteo Trentin, che attualmente è uno dei migliori professionisti italiani, è arrivato secondo ai mondiali. Ecco, ecco, fermiamoci un attimo sul Giro delle Regioni e il Gran Premio della Liberazione nel circuito storico di Caracalla, ricordiamolo, è uno scenario unico al mondo. Io mi ricordo, iniziavo appunto a scrivere per un quotidiano che era Paese Sera, e mi venne la richiesta di Bomboni di seguire il Gran Premio della Liberazione e il Giro delle Regioni, no, facendo l'ufficio stampa. Se non sbaglio era il 1985 o il 1986, edizione che vinse il grande Bugno, ma faceva parte della carovana capitanata da Eugenio Bomboni anche un certo Alfredo Martini, importante perché è stato CT della Nazionale ma anche partigiano, Marco Pastonesi. Certo, Alfredo è sempre stato un uomo di sinistra, e durante la guerra, approfittando anche della sua fama di corridore professionista, quindi conosciuto, riconosciuto, e faceva il partigiano in bicicletta, lo staffettista, portando ordini, ma anche messaggi. E mi ricordo che una volta mi ha raccontato di essere stato fermato a un posto di blocco e poi fatto lasciar passare proprio perché riconosciuto come atleta, e quindi in qualche modo insospettabile. Non è stato il solo Alfredo Martini fra i corridori ciclisti professionisti a fare da staffettista partigiano, lo è stato anche Renzo Zanazzi, che operava nel Milanese, lo è stato Settimio Simonini, che era un partigiano del gruppo Valsesia, e lo è stato anche Vittorio Seghezzi, che era un partigiano democristiano del gruppo Valtoce, e tutti continuavano questa opera da corridori, ecco, nascondendo messaggi, nascondendo armi. Ecco Marco, ci parlavi di Zanazzi. Noi sappiamo che tu hai scritto un libro dedicato al diavolo a pedali. Raccontacelo in due minuti, perché tra poco ci collegheremo con Pesaro per cantare Bandiera Rossa, per cantare Bella Ciao, scusateci, con Simone Ricciatti. Renzo Zanazzi faceva parte di una famiglia di tre fratelli corridori, tutti e tre professionisti. Zanazzi forse era il più forte, avrebbe conquistato la maglia rosa nel 47, ma due anni prima, nel 1945, in luglio, partecipò al un Gran Premio Città di Milano, che fu la prima corsa a Milano che riaprì la vita. Partecipò Coppi, partecipò Bartali, partecipò anche Zanazzi. Fu un evento straordinario, non solo sportivo, ma di felicità. Si parla di un'invasione all'arena napoleonica, l'entrata era quella della Porta delle Carceri, 50.000 persone, forse di più. Era il ritorno alla vita. Il ciclismo ha sempre rappresentato questo: gioia, felicità, condivisione, partecipazione. Ecco, Marco, per concludere questi tuoi racconti molto importanti, sappiamo che tu sei un giornalista ma autore anche di molti libri.
c'è un altro personaggio che vorremmo ricordare. Si tratta di Sandrino Correa, perché in qualche modo ha rappresentato un po' un profilo inedito, originale nel nostro ciclismo. Sì, Sandrino Correa. Pensate che era stato preso dai tedeschi e deportato a Buchenwald, scappato tre volte. La terza volta era quella ormai definitiva, perché lasciato libero, diciamo così, è tornato a casa a piedi, e quando tornò nei campi e vide suo padre chino sui campi che zappava la terra, e il padre non lo riconobbe. Era così pelle e ossa Sandrino che il padre stentò appunto a riconoscerlo. Poi sarebbe tornato in bicicletta, sarebbe tornato alla gloria come gregario, il più fedele gregario di Fausto Coppi in salita. Avrebbe addirittura indossato la maglia gialla di leader al Tour de France. Le storie del ciclismo si intrecciano con quelle della resistenza. Il ciclismo è uno sport di resistenza, si intrecciano con la liberazione, si intrecciano con la rinascita. Un ultimo nome, Mauro Pizzoli, anche lui del 24, come Zanazzi e come Correa, stesso anno di nascita, e morì da partigiano nel 1945. Ci fu il primo Gran Premio in suo onore, il Gran Premio ciclismo Mauro Pizzoli. Insomma, il ciclismo è memoria. E come ci hai detto te, il ciclismo è sport di resistenza. Con questo titolo, Marco Pastonesi, noi ti ringraziamo e ti salutiamo. Grazie a voi e buon 25 aprile. Grazie Marco. Chiediamo un po' di pazienza a Sergio Giuntini, che riascolteremo, proveremo a ricollegarci con Milano, grazie anche a Raffaella per la sua assistenza, e per ora io cederei la linea a Elena Fiorani, perché sappiamo che la chitarra di Simone Ricciatti è pronta per Bella Ciao. A te, Elena Fiorani. Sì, grazie Ivano. Infatti siamo pronti a collegarci con Simone Ricciatti da Pesaro, che ci assisterà, diciamo, ci darà la base per sentirci più partecipi in questo canto di Bella Ciao insieme a tutta l'Italia, insieme all'ANPI, ma insieme a tutta l'Italia, a tutte le associazioni, tantissime persone che hanno aderito a questo appello. Ciao Muto, ci senti? Ci siamo? Io mi sento. Benissimo, ci siamo quasi. Intanto ti ringraziamo per essere qui con noi. Tu hai tutto pronto, la chitarra accordata, ripassata. Assolutamente, assolutamente, sì. Tra l'altro fammi salutare tutti gli ospiti che ho seguito la diretta, anche sorridendo la piccola gaffe di Ivano che ha detto suoneremo Bandiera Rossa, ma va benissimo, perché come diceva Iannacci, Bandiera Rossa, comunque ci pensi, è sempre un bel valzer. Quindi... No, scherzi a parte, sì, pronti, certo. Sono emozionato, sai che sono emozionato, perché il 25 aprile non è una cosa da poco, non è una data, non è scontato, è una data conquistata. E quindi... Infatti siamo qui apposta per ricordarlo. Ti interrompo solo un attimo, perché vorrei che insieme a noi, perlomeno dovrebbe esserci anche Franziska, che prosegue nella sua opera, nella sua creazione. Vediamo se riusciamo a chiuderla. Alle tre avremo sott'occhio anche il lavoro che procede, e potremo sentire te e vedere lei contemporaneamente. Vediamo se eccoci c'è. Eccoci qua, vediamo. Eccolo qua. Oh, perfetto. Ho sempre dei problemi di inquadratura, ecco, ok. No, va bene. Ho iniziato, diciamo, rappresentando ieri e oggi, soprattutto in questo particolare momento. Quindi sulla sinistra vediamo, e soprattutto parlando sempre di WISP, cioè di sport popolare, una ragazza di ieri, quindi di quegli anni, in bicicletta, e una ragazza di oggi che però appunto secondo questo particolare momento storico appunto si deve accontentare di farlo davanti, andare in bicicletta insomma a casa. Benissimo. Allora scusami Francesca, ti interrompo. Simone, soprattutto perché sono le tre, dobbiamo iniziare assolutamente. Sono pronto. Speriamo che tutta Italia sia ai balconi, noi lo facciamo dalla finestra virtuale, no? Internet, dicono, è la finestra che dà su ogni casa, quindi siamo in linea con l'ANPI. Va bene, va bene, va bene.
Vai, siamo con te. Io non canterò, ma siamo con te. Ti chiedo solo di dirmi se si sente la musica. Faccio un giro a vuoto. Si sente? Sì. Vai, si sente bene. Sente, se no avvicino il computer. Avviciniamo un po', dai. Aspetta, bello da diretta. Ok. Cominciamo. Perfetto. Una mattina mi sono svegliato. Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Una mattina mi sono svegliato e ho trovato l'invasor. Oh partigiano, portami via. Oh. Bella ciao, bella ciao, portami via che mi sento di morire. E se io muoio da partigiano, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, 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 e se io muoio da partigiano, di seppellire, e seppellire lassù in montagna, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, 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 e seppellire lassù in montagna, sotto l'ombra di un bel fior, e le genti che passeranno, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, 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 e le genti che passeranno mi diranno che bel fior, e questo è il fiore del partigiano, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, 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 e questo è il fiore del partigiano morto per la libertà, e questo è il fiore del partigiano morto per la libertà. Grazie mille Simone, è stato molto bello. Abbiamo potuto anche noi partecipare. Buona liberazione a tutti quanti. Partigiani sempre. L'emozione è passata, te la sei goduta questa canzone? L'emozione resta ogni volta, ce la cantiamo 50 volte, bella ciao, da sempre la stessa identica emozione, perché... Il perché è banale, non è solo una canzone bella ciao, è ben altra cosa, è molto 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 di più. E grazie anzi di avermi dato questa occasione di cantarla davanti a tutti, perché è veramente un bel regalo e spero che voi avete fatto a me, spero che sia stato gradito questo regalo che la WISP ha fatto a tutti quanti. Assolutamente sì, ci ha dato modo poi appunto di essere parte di questa mobilitazione più generale che l'unica che purtroppo si può fare in questa situazione, non potendo scendere in strada, ma almeno siamo stati insieme al resto d'Italia. Né nelle strade né nelle case, arriva dappertutto, come il fumo penetra in ogni fessura, per dirla con le parole di un poeta. Va bene, scherzi a parte, un grande abbraccio, grazie a tutti e grazie. Allora, ringraziamo Simone Ricciatti, presidente WISP Pesaro Urbino, che ci ha appunto permesso di vivere questo momento legato al 25 aprile cantando tutti insieme la canzone. Torniamo nel frattempo a vedere le mani di Francisca, che sta proseguendo nel suo lavoro, che vede protagoniste due donne. Questo ci fa piacere perché comunque le donne hanno avuto un ruolo molto rilevante nella resistenza e quindi nella liberazione italiana, e quindi è bene che questo venga ricordato anche da noi, come appunto dicevamo che già WISP ha fatto 5 anni fa con il documentario in cui ha interpellato queste 4 partigiane che ci hanno raccontato la loro esperienza. Voglio solo ricordarle, insieme a Tina Costa erano Marisa Rodano, Luciana Romoli e Lidia Menapace, che ci hanno raccontato la loro esperienza condividendo con noi storie veramente impressionanti, importanti, ma che ci hanno molto commosso e continuano a commuoverci tuttora. Come procede, Francesca? Hai cantato mentre disegnavi? Abbastanza stonata, quindi, diciamo, canto tra me e me. Però sicuramente già di solito mi accompagno con la musica mentre disegno, quindi è stato proprio ideale in questa fase. Bene, allora intanto tu continua pure, ti lasciamo al tuo lavoro, noi proseguiamo richiamando in causa Ivano Maiorella, che si collegherà con noi. Vediamo se è già disponibile. Eccoci Elena, grazie. E grazie anche a Simone da Pesaro,
perché il suo bella ciao è stato davvero emozionante e anch'io sentivo da qui, noi siamo a Roma, sia io che Elena, e si sentiva l'eco di altri che nelle strade e nelle finestre hanno aderito all'appello dell'Ampi. Grazie, grazie a te Elena, e proseguiremo adesso con altri ospiti che probabilmente sono già collegati con noi, che io però non vedo. Ne approfitto anche per dirvi che abbiamo realizzato questa diretta anche attraverso un giro d'Italia non affatto casuale. Ci siamo collegati con, avete ascoltato le parole di Adelmo Cervi da Reggio Emilia, poi con Vincenzo Manco da Bologna, parliamo dell'Emilia, una zona importante per la liberazione, per la resistenza. Poi siamo andati a Pesaro con Simone Ricciatti e tra qualche attimo ci ricollegheremo con Sergio Giuntini a Milano. Sappiamo bene quanto Milano fosse importante, sia stata importante proprio per questa data del 25 aprile, era il 1945, il giorno in cui il Comitato di Liberazione Nazionale Alta Italia diede, diciamo così, l'ordine di insurrezione, proclamò l'insurrezione, e tra i capi del Comitato di Liberazione Nazionale c'era, tutti nomi importanti, c'era un certo Sandro Pertini. Francesca Spanò, io vorrei approfittarne, e ti chiamo in causa, tu che sei in regia, perché questa concomitanza ci dà la possibilità di passare un altro video realizzato dai ragazzi in servizio civile, uno dei quali ha pensato proprio a Sandro Pertini per ispirare la sua lettura. Intanto che proviamo a collegarci con Sergio Giuntini e poi con Vincenzo Manco, Francesca Spanò, Sandro Pertini nella lettura di uno dei ragazzi in servizio civile presso l'UISP. Ciao a tutti, il mio nome è Alessandro. Per questa giornata così importante per l'Italia, così carica, così densa di significati, ho scelto di leggere per voi alcuni estratti che riguardano il celebre discorso di Sandro Pertini, discorso che il nostro ex Presidente della Repubblica tenne presso la Camera dei Deputati il 23 aprile del 1970. Sul valore del 25 aprile, ma anche e soprattutto sul valore delle parole libertà, costituzione e democrazia. Qui vi sono uomini che hanno lottato per la libertà, da Domizoni, da Giovanni Amendola, dai fratelli Rosselli fino a Piero Gobetti e da Antonio Gramsci. È da loro che sorge la resistenza. I loro nomi sono scritti sulle pietre miliari di questo lungo e tormentato cammino. I compagni caduti in questa lunga lotta ci hanno lasciato non solo l'esempio della loro fedeltà a questi ideali, ma anche e soprattutto l'insegnamento di un nobile ed assoluto disinteresse. Hanno sacrificato la loro giovinezza e non vogliamo che le nuove generazioni debbano conoscere la nostra amara esperienza. Per le nuove generazioni, per il loro domani, che è il domani della patria, noi anziani ci stiamo battendo da più di 50 anni. Ci siamo battuti e ci battiamo perché i giovani diventino e restino liberi, pronti a difendere la libertà e quindi la loro dignità. Nei giovani noi abbiamo fiducia. Grazie, grazie Alessandro Fracassi. Ricordiamo uno dei ragazzi in servizio civile presso la UISP nazionale che in questo momento peraltro stanno seguendo questa nostra diretta e si stanno occupando dei social. Grazie ragazzi e grazie ragazze. E grazie anche tra le ragazze ad Elena Fiorani perché ci ha accompagnato in questi collegamenti e in questa diretta. Ciao Elena, grazie. E ci colleghiamo, dovreste già vederli nelle finestre approntate da Francesca Spanò, con Vincenzo Manco, bentornato Vincenzo, e con Sergio Giuntini. Sergio, come va adesso il collegamento da Milano? Io vi vedo bene, vi sento. Bene, bene. Ciao Sergio. Ciao. Ti sentiamo anche noi, ti è arrivato anche il saluto di Vincenzo Manco. Allora, Sergio Giuntini, riagganciamoci un attimo alla battuta con la quale ci ha lasciato Marco Pastonesi, non so se l'hai sentita,
il ciclismo è sport di resistenza, ma anche l'atletica, l'atletica leggera, Sergio Giuntini, è sport di resistenza. E certo, dagli 800 in su è tutta resistenza. Nasce con due discipline, l'atletica leggera e il ciclismo, poi se ne innesteranno molte altre, ma diciamo le radici storiche disciplinari dell'UISP sono atletica e ciclismo. Direi più ciclismo di atletica da un punto di vista tecnico-agonistico, ma anche nell'atletica leggera l'UISP negli anni 60-50 è stato un notevole vivaio di atleti che poi hanno anche ottenuto risultati tecnici significativi. Ecco, Sergio Giuntini, siamo un po' tutti costretti nelle nostre case, ma ricordiamolo, il 25 aprile è un'occasione per l'atletica leggera della WISP, che peraltro ieri ha lanciato un invito, un appello che trovate nella pagina Facebook dell'atletica WISP e del suo responsabile Tommaso Bisio, un appello appunto a rimanere a casa ma a mantenersi pronti a scendere di nuovo in pista o in strada o nello sterrato. Ricordiamo che la WISP di questi giorni, un anno fa, stava organizzando ben 6 meeting dedicati alla liberazione in varie città, Roma, ricordiamole, Roma, Milano, Siena, Genova e tante altre. Ecco, questo binomio WISP Atletica, Valori della Liberazione, Sergio Giuntini. Sì, sì, allora intanto un breve accenno autobiografico. Anch'io ho fatto un meeting della liberazione di atletica leggera dell'UISP a Modena. E quindi vuol dire che, insomma, è una manifestazione che ha sempre saputo coinvolgere molti giovani e anche molti atleti, non solo dell'UISP, non solo dell'UISP. Il rapporto tra atletica leggera e resistenza, che, come dire, andrebbe studiato meglio, perché io mi sono accorto che da quando ci si stanno mettendo un po' le mani emergono una quantità veramente ingente di partigiani che hanno praticato sport a un certo livello nel nostro paese. Riguardo l'atletica leggera, i due nomi che a me vengono in mente sono quelli di un uomo, di un romano, e di una donna, una piemontese di Torino. Io vi racconto brevemente la loro storia partigiana. Manlio Gelsomini nasce a Roma nel 1907, è un atleta polivalente, nel senso che negli anni 30 lui gioca contemporaneamente a rugby nella società sportiva Lazio e pratica atletica leggera nella società sportiva Roma, quindi Pronto? Riesce a fare un derby interno Pronto? Alla città praticando due discipline diverse. È un velocista di valore, nel senso che colleziona 3 presenze in nazionale, correva i 100 in 11 netti e 200 in 22.4, si laurea in medicina, è un medico del Policlinico Umberto I di Roma. Inizialmente, come molti giovani, è, come dire, in qualche modo conquistato dal fascismo e poi progressivamente capisce che cos'è questo regime e dopo l'8 settembre e dopo la discesa in Italia delle truppe nazifasciste, crea a Roma, in realtà più che a Roma, nel Viterbese, perché crea una sua banda, veniva proprio chiamata la banda Gelsomini, lui aveva per nome di battaglia Fiamma, che compie molte importanti operazioni belliche tra il 40, diciamo, tra il 44 e i primi mesi del 45. Purtroppo nella banda Gelsomini si insinua una spia, un certo Mauro Pistolini, che scompaginerà l'organizzazione della banda Gelsomini. Gelsomini verrà arrestato dalle SS il 13 gennaio 1944, portato a Via Tasso, ripetutamente torturato e
Gelsomini è una delle vittime delle fosse ardeatine di Roma. È importante la sua esperienza anche perché lui scrisse un diario durante la detenzione a Via Tasso, che oggi è conservato presso il Museo Storico della Liberazione di Roma. E la vostra città gli ha anche dedicato una via. È una medaglia d'oro della Resistenza. Sergio, approfittiamo anche per dire che alla figura di Manlio Gelsomini è stato dedicato un libro di un nostro amico e collega Valerio Piccioni, per chi volesse approfondire. Ecco, l'altra figura invece, proviamo brevemente a ricordarla e definirla, Sergio. Lidia Bongiovanni nasce a Torino, è una velocista ostacolista, ha 6 presenze in nazionale, stabilisce 3 volte il record italiano degli 80 ostacoli, abbassando da 14,5 a 13,4, poi ovviamente arriva Ondina Valla e glielo strappa definitivamente. La Bongiovanni arriva quarta con la staffetta 4% alle Olimpiadi di Berlino del 36 con la Valla. A proposito della Valla, è giusto ricordarlo, la Valla venne eletta nel Consiglio Nazionale dell'UISP nel congresso costitutivo di Bologna del settembre 48. È stata membro del Consiglio Nazionale dell'UISP con Ondina Valla. Poi la Bongiovanni, finita la sua carriera sportiva, diventa la segretaria della Società Idroelettrica Piemontese, che era la SIP, cioè l'azienda che si occupava delle telecomunicazioni negli anni del fascismo e anche nel secondo. Lei è la segretaria del direttore generale della SIP, Attilio Paces, e con lui organizzano, durante la liberazione di Torino, un servizio di comunicazioni e di, come dire, intercettazioni che consentirono ai partigiani di avere notizie e informazioni in modo da muoversi all'interno della città senza essere colpiti dal nemico. E quindi ha avuto un ruolo da un punto di vista della, come dire, dell'importanza proprio operativa fondamentale nella liberazione di Torino. Era una partigiana delle Brigate Garibaldi. E l'ultima cosa, perché anche questa è abbastanza significativa, nel 1946 diventerà il commissario tecnico della Nazionale Femminile di Atletica Leggera, cosa mai più verificatasi da allora nella storia dell'atletica leggera italiana. Grazie. Grazie Sergio Giuntini per queste cose che ci hai raccontato, in qualche modo, almeno per me, anche inedite, come il fatto che Ondina Valla fosse eletta nel Consiglio Nazionale UISP del 1948, quindi la data costitutiva. Grazie, un saluto grazie a te a Sergio, a Raffaella grazie, che ci ha aiutato e un saluto anche a Milano. Ti sta salutando anche Vincenzo Manco, che rimane grazie ancora collegato con noi. Ciao Sergio, ciao Raffaella e preghiamo Francesca Spanò di far rientrare Franziska, perché mentre Sergio Giuntini parlava, Franziska stava ultimando proprio un disegno dedicato all'atletica leggera. Sì, ho finito. Eccoci. Quello appunto riguardante il ciclismo, invece, sempre ribadendo comunque lo sport per tutti, e poi stavo ultimando, iniziando un po' tardi, per quanto riguarda invece l'atletica, quindi sempre la situazione, diciamo, di prima e quella invece odierna, in cui possiamo continuare ad allenarci al chiuso. Grazie Franziska, rimani, perché da questo momento in poi noi ti seguiremo in diretta con una finestra fissa su questa pagina WISP. Allora, Vincenzo Manco, hai sentito un po' anche te questa notizia che ci ha dato, questa informazione storica che ci ha dato Sergio Giuntini, Ondina Valla in Consiglio Nazionale WISP. Ecco, ma nella WISP degli inizi, questo sport di alto livello, oggi lo chiameremmo così, e lo sport popolare convivevano addirittura nella stessa associazione, nella WISP, quindi l'impegno sportivo e quello, diciamo, politico non erano disgiunti. No, non erano disgiunti, anzi, a proposito di quello che diceva Sergio Giuntini, che ringrazio ancora, così
come ringrazio tutti coloro, bastonesi, i video che abbiamo visto, anche le testimonianze partigiane, i ragazzi, voi dello staff della comunicazione nazionale, tutti i comitati che comunque anche oggi stanno rispondendo all'appello dell'ANPI Bella Ciao in ogni casa. Noi lo stiamo facendo attraverso appunto questo contenitore che abbiamo costruito in questa fase difficile, la palestra è la nostra casa, e quindi con questo ringrazio davvero tutta la nostra rete associativa che anche oggi è presente e dice la sua, dice la propria sul 25 aprile. Testimonia ancora una volta quei valori. E ha ragione Sergio, noi tra l'altro sull'esperienza storica della WISP abbiamo un anno anche voluto omaggiare, a proposito di ciclismo, le staffette partigiane, le donne, i giovani che hanno contribuito a costruire la WISP fin dall'inizio. Beh, rispetto a quanto dicevi Ivano, noi, mi verrebbe da dire, purtroppo paghiamo per certi versi ancora oggi questo, come dire, questo grande abbraccio tra quello che è lo sport competitivo, che poi nel tempo è diventato anche profondamente professionistico e professionalizzato, e ciò che invece la WISP nella propria storia, e appunto se la andiamo a scorrere fin dai primi anni, dal 48, ai primi, diciamo, anche anni 50, pur essendo, come dire, organico, ecco, a quell'esperienza, pur essendo organico anche per certi versi con il Comitato Olimpico Nazionale, con le discipline delle federazioni sportive nazionali, ha sempre cercato forme di emancipazione da quel percorso, spesso e volentieri riuscendoci poco, perché la nostra storia, nonostante la passione e gli sforzi, la nostra storia appunto racconta anche forme di organicità a quel sistema che hanno sfiorato, bisogna dirlo, insomma, a volte anche situazioni consociative. Ma nella WISP c'è sempre stato un pensiero prevalente nelle leadership, nei gruppi dirigenti, sia del livello nazionale che dei livelli territoriali, cioè quello di trovare sempre forme di emancipazione da quel modello. E noi siamo andati avanti così fino, possiamo dire, insomma, fino agli anni 70, alla metà degli anni 70, fine anni 70, dopo abbiamo cominciato davvero nella nostra proposta sportiva, nel nostro modo di vedere lo sport, già con gli anni, diciamo a metà un po' degli anni 60, attraverso la costruzione, l'idea dei centri di formazione fisico-sportiva, dove finalmente la WISP cominciava a dire bene la prestazione, sì la disciplina, perché abbiamo popolarizzato, noi abbiamo questo grande merito, abbiamo popolarizzato lo sport delle discipline, insomma, possiamo dire, con i centri di formazione fisico-sportiva la WISP dice, e pone, diciamo, la prima cesura, ecco, culturale con quel mondo, il primo taglietto che fa a quel mondo, e dice: per noi lo sport è salute e non è prestazione. Da lì, ecco, Vincenzo, abbiamo... Manco, fermiamoci, scusa se ti interrompo, no. Fermiamoci un attimo agli anni 70 e poi riprendiamo questo percorso molto interessante, perché, come dicevi te, uno dei meriti importanti della WISP è stato quello di mantenere salde le radici e il futuro, le generazioni, il passato e il futuro. A proposito di generazioni, Francesca Spanò, che ci segue in regia, vorrei mandare in sequenza due dei video che abbiamo preparato, proprio per testimoniare questo passaggio di testimone, e la WISP ci ha sempre tenuto, tra giovani e anziani e non più giovani. Vorrei che mandassimo, in modo da commentarle poi con Vincenzo Manco, la testimonianza, la lettura di Giulia Bruscani, una ragazza in servizio civile, e la intervista, che risale appunto a 4 anni fa, del video Le ragazze del 43, realizzata con Marisa Rodano. Se sei pronta, Francesca Spanò, possiamo ascoltarle, sono molto brevi. Ciao, sono Giulia e sono la volontaria del Servizio Civile presso l'WISP Nazionale. Per questa giornata ho scelto di leggere un brano tratto dalla Casa in Collina di Cesare Pavese, che è appunto un autore emblematico del Novecento, simbolo della resistenza, di un forte impegno politico e civile, ma anche simbolo di questa continua ricerca di senso della propria esistenza. Io non credo che possa finire.
ora che ho visto cos'è guerra civile. So che tutti, se un giorno finisse, dovrebbero chiedersi, e dei caduti che cosa facciamo? Perché sono morti? Io non saprei cosa rispondere, non adesso almeno, né mi pare che gli altri lo sappiano. Forse lo sanno unicamente i morti, e soltanto per loro la guerra è finita davvero. Cassidy, dopo l'arrivo a Roma, punta a controllo in modo particolare di tutti gli uomini, no? Un po' per portarli a scavare le trincee sul fronte di Anzio, un po' perché si riportano in Germania. La bicicletta era un modo per fuggire, serviva ai gappisti, sai, tiravi una bomba e scappavi. Facevi una scritta sul muro e scappavi. Buttavi un chiodo da tre punte per terra e scappavi. Quindi prestissimo fu vietato l'uso delle biciclette. La bicicletta era il mio normale mezzo di locomozione. Anche quando andai a fare riunioni, io mi ricordo andavo a fare riunioni fuori Roma, Conto Fiano, posti così, ci andavo in bicicletta. Abbiamo ascoltato, Vincenzo Manco, queste due testimonianze, una testimonianza e una lettura. Ecco, il tema della bicicletta, del ruolo delle donne e delle staffette partigiane, altra caratterizzazione che l'UISP ha tramandato dalla Resistenza ai giorni nostri, i meeting, i gran premi della liberazione, avendo proprio al centro la bici. La bici che torna d'attualità proprio in questi giorni per immaginare dei modi alternativi di mobilità, Vincenzo Manco. Intanto, a proposito di declinazione al femminile, diciamo, e di testimonianza che noi abbiamo voluto appunto dare alle staffette partigiane, e me ne scuso, avevo dimenticato di ringraziare Franziska in tutto, diciamo, l'elenco che facevo prima. Ho avuto il piacere di incontrarla a proposito dell'esperienza di un'altra delle tante cose belle che la UISP ha fatto a proposito dei percorsi di emancipazione, la Carta dei diritti delle donne nello sport, diciamo, con tutto il percorso anche fatto in Europa. Quindi ringrazio anche lei per il contributo che con la sua arte sta dando anche ad arricchire, per arricchire questa nostra diretta Facebook che stiamo facendo. Assolutamente, noi abbiamo bisogno. Io credo che in questa fase il nuovo nemico che si è affacciato, perché insomma ormai nel linguaggio comune, nell'opinione pubblica, si è anche assunto un po' di linguaggio da guerra di fronte al contagio del coronavirus. E questo nuovo nemico, se da un lato va sicuramente sconfitto con quello che sono, che di cui noi tutti abbiamo bisogno, no? Quindi della scienza, della competenza dei professionisti, perché ci possano dire come possiamo far di tutto per evitare quel contagio, per evitare di perdere appunto vite umane, come purtroppo ancora oggi in queste ore, in questi minuti sta accadendo nel nostro paese e nel mondo. Anzi, ne approfitto anche qua per ringraziare a nome di tutta la UISP tutti i medici, tutto quello che è l'istituzione sanitaria complessivamente intesa, insomma le istituzioni, il volontariato soprattutto di base, quello dei quartieri, delle periferie, il volontariato della UISP che abbiamo messo a disposizione, quindi esprimendo anche tutta la nostra vicinanza come associazione a quelle famiglie che hanno perso i propri cari, come purtroppo è capitato anche alla UISP nel rapporto con qualche anche dirigente. Ebbene, io credo che oltre a questo noi abbiamo bisogno di un'altra cosa. Abbiamo bisogno chiaramente sì di stare molto attenti, di avere responsabilità, di seguire le indicazioni che il governo e tutte le autorità ci stanno dando per contribuire anche noi ad uscire quanto prima e a sconfiggere quanto prima questo nuovo nemico, e credo che ciò bisognerà farlo immaginando di uscire con un'idea e una visione di mondo assolutamente diversa. Io aggiungerei anche al netto di questo coronavirus, ma magari approfittando purtroppo della tragedia del coronavirus per poterlo non solo immaginare ma anche praticare.
Intanto si deve partire da un nuovo modello di sviluppo. Basta profitti e capitalismo predatorio. Noi non abbiamo bisogno di criminalizzare i sistemi, abbiamo bisogno di umanizzare i sistemi. Noi abbiamo bisogno di guardare sempre di più e di mettere sempre di più al centro la persona, le persone, come fa la WISP. Noi con coraggio, lo dicevamo prima, abbiamo detto tantissimi anni fa, dentro la nostra storia, che era, come tu ricordavi, organica al professionismo, abbiamo detto no, non solo medaglie, non solo trofei, ma soprattutto attenzione alla persona. Attenzione ad una proposta sportiva inclusiva, perché se noi difendiamo i valori della Costituzione, i valori della Resistenza, dobbiamo essere coerenti a quello. Quindi tutti devono contribuire, tutti devono partecipare e, come cita l'articolo 3 della nostra Costituzione, la Repubblica, quindi noi che siamo un pezzo di quella Repubblica, un'organizzazione intermedia a cui richiama quell'articolo 3, noi abbiamo il compito di immaginare nel nostro piccolo, nel nostro pezzettino, il futuro. La bicicletta, la mobilità sostenibile, una nostra proposta sportiva che sia meno impattante sullo sforzo delle persone, ma molto più una proposta che accompagna la salute, il benessere, la socialità, la cittadinanza, le buone relazioni, i diritti, la solidarietà. Una delle tante parole che sta tornando, la solidarietà non solo tra sportivi, non solo tra cittadini, non solo tra persone che stanno nel nostro territorio, ma una solidarietà europea e internazionale. Siamo una grande organizzazione che continua ad avere altrettanti rapporti di grandezza a livello europeo e internazionale. Anche lì dobbiamo essere capaci, con uno sguardo verso il futuro, di dire la nostra, di contaminare per reinventare un mondo solidale. Noi viviamo in Europa, una area geografica che ha costruito i sistemi di welfare e di tutela per le persone. Beh, insomma, ultimamente quei sistemi si erano particolarmente indeboliti. Abbiamo lasciato andare un po' questa idea che il privato, se si arricchisce, quel privato poi a cascata redistribuisce. Non è così, abbiamo visto che non è così. E in questa tragedia del coronavirus lo abbiamo visto ancora di più. Hanno funzionato molto di più gli ospedali pubblici. E io aggiungo, attenzione, in quegli ospedali pubblici sono andati a curarsi anche magari coloro, lo vogliamo dire, visto un'altra delle grandi battaglie della WISP a proposito dell'etica e della trasparenza, della lealtà e della correttezza di fronte alle regole e alle norme della Costituzione, anche coloro che evadono le tasse sono stati curati dal servizio pubblico. E il servizio pubblico è garantito in modo universalistico, ancora di più a livello sanitario, soprattutto perché ognuno di noi fa il proprio dovere in forma progressiva, come dice la Costituzione, nel contribuire a permettere che quei servizi possano essere dallo Stato, dalle regioni, dagli enti locali, dal pubblico garantiti. Come? E quindi anche questo, diciamo, una visione di futuro. In una logica di rapporto sussidiario, articolo 118 dei valori scolpiti alla Costituzione, anche se questa fa parte di un intervento successivo, molto più recente, della riforma della Costituzione, che prevede l'apporto sussidiario degli enti di terzo settore nella programmazione e nella coprogettazione, come dice coerentemente la riforma del terzo settore. Noi siamo lì come WISP, siamo lì a garantire il dispiegamento delle politiche pubbliche sempre più inclusive, sempre più solidali, che garantiscano giustizia sociale, e noi vogliamo che venga garantita perché ci sia, chiudo, sostegno pieno, non solo in questa fase, sostegno pieno con uno sguardo lungo che deve andare oltre la crisi sanitaria che stiamo vivendo e oltre la crisi sociale che già stiamo vivendo, ma che sempre di più purtroppo vedremo dispiegarsi nei tempi a venire.
Noi siamo un grande ammortizzatore sociale, ma ognuno deve fare la sua parte. Soprattutto lo Stato, il governo, magari anche cercando di portare a casa, come si sta facendo, le migliori condizioni dall'Europa, perché anche l'Europa deve tornare ad essere solidale. Basta con gli egoismi che stiamo vedendo. Noi siamo ancora molto legati all'idea di Spinelli della costruzione europea. Vogliamo essere protagonisti di quello. La WISP quindi c'è, è in campo, chiede sostegno con tutti gli interventi finanziari, economici che chiediamo allo Stato, ma chiede soprattutto sostegno per uno sguardo lungo. I sostegni devono continuare ad esserci, non finirà. Abbiamo bisogno quindi tutti di incidere, di trovare nuovo protagonismo dentro un nuovo modello di sviluppo, e quel nuovo modello di sviluppo, speriamo, finalmente, in 75 anni della nostra storia, un'occasione c'è, un'occasione storica, è la riforma del sistema sportivo italiano per liberare ancora di più le nostre grandi energie che in 75 anni di storia abbiamo dimostrato, che non sono solo al servizio degli sportivi o del sistema sportivo, ma sono al servizio del paese. E noi a quel paese vogliamo servire, un paese ancora oggi resistente, tutti, al di là delle polemiche, tutti, questa è la festa di tutti e di tutto il paese, e su questo la WISP non arretrerà mai. Sulla base di questo noi continueremo ad essere non solo testimoni, ma anche parte attiva di una nuova idea di paese e di futuro, di un nuovo modello di sviluppo che guarda, ripeto, più alle persone, e dentro quella riforma del sistema sportivo, emancipare lo sport di promozione sociale vuol dire esattamente questo: permettere a grandi realtà di garantire e affermare sempre di più diritti, solidarietà e giustizia sociale. Di questo c'è bisogno, subito, ma soprattutto con uno sguardo lungo. La WISP sta facendo questo, anche oggi, in questo 25 aprile. Grazie. Grazie Vincenzo Manco, presidente nazionale WISP, perché hai legato appunto memoria e futuro anche con queste cose che hai detto a proposito di questi giorni terribili e del ruolo del WISP. Grazie presidente Manco, ti salutiamo. Grazie, grazie a tutti voi e grazie a tutta la WISP e a tutte le persone che abbiamo coinvolto. Ciao Francesca, grazie ancora. Allora, Francesca Spanò, rientriamo. Ciao, eccomi. Ecco Francesca, chiamata in causa. Francesca, rimani con noi perché a questo punto siamo in chiusura, ancora qualche minuto. La testimonianza chiederei a Francesca Spanò di mandare in onda la testimonianza di Roberta, che leggerà un brano di Dino Buzzati, Cronache di ore memorabili, e nel frattempo io vi saluto perché entrerà Elena Fiorani, che ha condotto insieme a me questa diretta, e commenterà con Francesca il risultato dei fumetti. Grazie, andiamo con Roberta. Ciao a tutti, sono Roberta, una volontaria del Servizio Civile Nazionale, e per questa giornata così importante ho deciso di leggervi una piccola parte dell'editoriale scritto da Dino Buzzati, intitolato Cronaca di ore memorabili. Senza osare ancora crederlo, Milano si è risvegliata ieri mattina all'ultima giornata della sua interminabile attesa. Da alcuni giorni, la grande speranza aveva acquistato una verosimiglianza meravigliosa. Per vie misteriose, voci che dapprima apparivano strane e pazzesche si spandevano per la città, accrescendo l'ansia della liberazione. In tram andavano ancora, ma già si capiva che Milano aveva interrotto il lavoro. Il fiato sospeso, essa sentiva il destino mettersi in moto e incalzare col ritmo sempre più precipitoso. Oggi è l'intero popolo che si risveglia. La sorte è stata decisa per opera del popolo stesso, unanime nel desiderio e nell'ansia. Eccoci tornati in diretta, ringraziamo ancora Roberta e tutti gli altri ragazzi del Servizio Civile che hanno voluto contribuire a questa giornata con le loro letture,
E ripassiamo anche la parola a Francesca Casano, Franziska, che sta invece ultimando ora il secondo quadro che avevamo visto prima solo accennato. Sì, ho definito diciamo tutti gli scenari. Quindi mentre nel primo quadro andavo a raccontare la storia di ieri e la storia di oggi, appunto, in questo invece ho voluto ribadire, secondo anche quello le ultime parole insomma che ha detto il presidente, ho pensato di fare appunto di rappresentare, di rimarcare insomma la situazione odierna, quindi quello che potevamo fare insomma fino a un po' di tempo fa fuori e quello che invece per adesso, ma sicuramente tra un po' di tempo ci ritorneremo, possiamo fare insomma soltanto all'interno di casa o comunque nelle zone più vicine. D'altronde questa liberazione, questo 25 aprile è così, è all'insegna della vita domestica e come tu ben sai, l'UISP da quando è iniziata questa situazione ha promosso questa campagna, la palestra è la nostra casa, per invitare le persone proprio a muoversi, a mantenersi comunque attive, a curare il proprio corpo, il proprio benessere anche da casa, per cui ogni giorno noi condividiamo tanti video, tanti consigli dai vari comitati e settori di attività UISP proprio per invitare tutti a farlo e quindi mi pare giusto rappresentarlo anche graficamente grazie alla tua mano. E vi voglio segnalare, insomma, far sapere a tutti che comunque questi disegni poi noi li metteremo a disposizione e diventeranno in un formato digitale, diciamo, condivisibile per tutti. Sì, verranno composti in una bella locandina, insomma, per l'occasione. Perfetto, quindi a breve li condivideremo anche con sui nostri social, così che tutti possano vedere il frutto di questa ora passata insieme, diciamo, dell'ispirazione che ti abbiamo trasmesso insieme, diciamo, con i nostri interventi e gli ospiti che ci hanno accompagnato in questa giornata. Quindi io saluto prima di tutto e ringrazio prima di tutto te che sei ancora in collegamento con noi. Grazie per esserci stato. Grazie mille. E nel frattempo diciamo, approfitto per salutare anche tutti gli altri, quindi sia gli ospiti che sono stati in diretta con noi, ognuno dalla propria casa, sia le persone che hanno collaborato alla buona riuscita di tutto questo, come ovviamente Francesca Spanola, Aida Musa, Ivano Maiorella che vi ha salutato poco fa. Ringraziamo i ragazzi del Servizio Civile che ci hanno seguito, che hanno condiviso e comunicato questo evento sui social e ovviamente tutte le persone che ci hanno seguito da casa, che hanno partecipato, hanno commentato, hanno rilanciato questo evento. Speriamo che proseguano anche nel pomeriggio per continuare a dargli risonanza e continuare a partecipare a questa giornata che ovviamente proseguono le iniziative tutto online, tutti virtuali e quindi l'UISP rimane attiva anche su questo versante. Continueremo anche a condividere i vari video e contributi che sono arrivati da vari comitati, quindi la pagina UISP, la pagina Facebook UISP Nazionale sarà tutto il giorno ovviamente dedicata a questa giornata e a festeggiare il 25 aprile. Quindi per adesso salutiamo tutti, ringraziamo le persone che ci hanno seguito e buona liberazione e buon 25 aprile a tutti.